Immaginate questa scena. Tu e la persona a te più cara siete per strada. All'improvviso senti uno sparo, ti volti e lei è a terra. Chiami aiuto e si avvicina un estraneo con un coltellino in mano. Tu gli chiedi, sei un medico? Lui ti risponde di no. E allora tu insisti, un infermiere? Qualcuno che se ne intende? E lui dice, io sono una brava persona, non preoccuparti, non ho mai dato problemi a nessuno. Ho anche lavorato con un attore famoso. Quindi tu lo interrompi. Non mi interessa della tua vita, puoi salvarla sì o no? In questa scena tu sei il soccorritore e la società è l'uomo che chiede aiuto. Perché la società è così egoista? Non gli interessava la vita di quella persona così gentile da offrire il proprio aiuto? No. La verità è che alla società interessava solo quello che poteva ottenere da voi. Dal momento in cui venite al mondo, entrate a far parte di un sistema progettato esclusivamente per soddisfare i bisogni della gente. Quindi o acquisite specifiche competenze per soddisfare specifici bisogni, o la società vi rifiuterà. Non è importante quanto siate onesti, gentili o educati. Se non siete utili al sistema, siete destinati a fallire. E non è un discorso materialista. Non è neanche un discorso nuovo per il genere umano. Si applica ad ogni cosa. Se corteggi una ragazza è perché vuoi amore in cambio, no? Molti giovani ragazzi si chiedono come mai una ragazza preferisca qualcuno che sembra peggiore di loro sotto ogni aspetto al posto loro. Qui ci sarebbero un sacco di principi che andrebbero citati, ma vi riassumerei i concetti più importanti. Quasi tutti noi siamo convinti di essere speciali rispetto agli altri. Quello che spesso ci sfugge di mente è che lo diamo per scontato. Siamo bravi a parlare, ma concludiamo molto poco. Se poi la ragazza preferisce uno più bello e muscoloso, la giudicate materialista e date la colpa a questo del vostro fallimento. La verità è che la nostra mente cerca di proteggerci dal cambiamento dello stato attuale. Questa è la fucina di numerose incomprensioni, e questo è anche il meccanismo che rende difficile l'ammettere un errore. E sapete chi ci ha educato a questo? Sono stati loro. E sapete perché la gente non ha più idee? È perché loro vogliono così. Ogni persona può essere loro, i tuoi genitori, i tuoi amici, i passanti per strada. Noi siamo stati modificati dalle persone che abbiamo attorno, da quelli che ascoltiamo, che vediamo o che studiamo. Ma sai perché le persone non hanno più idee? Perché se anche le avessero non avrebbero il coraggio di creare. E sai perché? Perché il tuo amico che ha problemi di peso non ti vuole vedere in forma. Perché chi è stato rifiutato non vuole che tu sia accettato. Perché chi non ha creato non vuole che tu crei. Il sistema era perfetto, tutti avevano i compensi per ciò che creavano. Poi un giorno qualcuno non bastava. I falliti dovevano aumentare, poiché loro dovevano sentirsi speciali. Perché i falliti dovevano spendere di più. E iniziarono a criticare e scoraggiare. Il fenomeno aumenta sotto i nostri occhi, ma nessuno lo vedrà mai fin quando non inizieremo a pensare di nuovo con la nostra testa. Quindi ora smettila di perdere tempo, che già ce n'è poco. Fai uscire la tua idea e fatti criticare. Dai alla gente quello che la gente vuole, perché fin quando il nostro piccolo mondo di quelli che sanno non si espanderà, la cosa migliore è recitare bene davanti a tutti. Sì, ma esserne consapevole. Dedicato ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a quelli che non si arrendono davanti all'evidenza, a quelli che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro, glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli, perché loro cambiano le cose. Loro fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio, perché solo quelli che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano veramente. Com'era?